suggerimenti tecnici. È vero che la post-produzione fa miracoli, ma partendo da una foto scattata con alcuni semplici accorgimenti, il risultato sarà migliore e impiegherete molto meno tempo a sistemarla. Per iniziare, potete settare la fotocamera del vostro smartphone in modo da alzare al massimo il livello di acquisizione iniziale dell'immagine. Su iOS, il sistema operativo in dotazione agli iPhone, basta aprire il menu Impostazioni, Fotocamera, Formati e selezionare Efficienza elevata. Poi ricordatevi di settare la luminosità dello schermo al massimo. Su iOS aprite il centro di controllo e alzate al massimo il contrasto. Il flash della fotocamera toglie profondità all'immagine, rendendola piatta. Disabilitatelo! Come si fa? Basta aprire la fotocamera, cercare l'icona con il fulmine e selezionare l'opzione No. Ricordatevi anche di non usare lo zoom per scattare. Lo zoom dello smartphone non è uno zoom ottico che avvicina l'oggetto da ritrarre, ma semplicemente allarga l'immagine e la deforma. Per ovviare a questo tipo di problema, scattate pure delle foto ampie, che includono anche elementi marginali, tanto potete sempre usare la funzione ritaglia in post-produzione. Un'operazione che sembra apparentemente ovvia, ma prima di scattare ricordatevi di pulire la lente della fotocamera. Teniamo lo smartphone in mano, in tasca, in borsa, sul tavolo del bar e per forza di cose la lente si sporca. Basta usare un pannetto per pulire gli occhiali oppure semplicemente il lembo di una t-shirt. Per ottenere foto il più nitide possibile, dovete tenere il vostro smartphone ben saldo con la mano che usate per scattare, premere delicatamente il pulsante di scatto e ricordarvi che in quel momento siete il vostro stesso treppiede. La luce. La miglior luce per scattare è quella naturale. Gli scatti fatti all'esterno o all'interno hanno condizioni di luce diversa. All'esterno i momenti migliori per scattare sono quelli di luce meno intensa, al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando le ombre sono più dolci e il contrasto non è troppo intenso. Questo non significa che non si possa scattare all'aperto nelle ore di luce più intensa, basta avere l'accortezza di mettersi in una zona d'ombra. Forse non tutti sanno che la situazione ideale per scattare all'aperto sono i giorni nuvolosi. La luce viene filtrata dalle nuvole e si diffonde morbida. Le ombre sono quasi inesistenti e i colori risaltano meglio. Potete anche scegliere di scattare in pieno sole, per giocare con le ombre, rendendole parte dell'immagine o lavorare con i grandi contrasti cromatici. Prima di iniziare a scattare all'interno, se siete in un posto in cui vi è possibile farlo, spegnete tutte le luci artificiali e spalancate le finestre per registrare come è la luce in ogni stanza nelle varie ore del giorno. Se la luce che avete a disposizione risultasse comunque dura, cercate di procurarvi un tessuto sottile bianco che franga la luce e la ammorbidisca. Se vi trovate a scattare in uno spazio in cui è impossibile spegnere la luce, cercate di avvicinarvi il più possibile alla finestra, in modo da catturare la maggior quantità di luce naturale possibile.